tutti, sono Aria e benvenuti in questo nuovo video! Oggi siamo tornati su Omigo d'Italia! Settimana scorsa purtroppo non sono riuscita a far uscire nessun video dato che ho avuto l'influenza, ma non preoccupatevi perché adesso torneranno video tutte le settimane! Settimana prossima uscirà lo speciale 100 iscritti che sto registrando, diciamo, a pezzettini, dopo il quale ci sarà un video unboxing. Detto questo, non perdiamoci in chiacchiere e partiamo subito! Ah vabbè, ma mettete in modo dal gruppo. Avrà detto, oddio, non c'è più qualcuno a cui scroccarla. Che bella. Grazie. Prego. Ciao. Ciao. Di dove sei? Lombardia. Bello. Come va? Bene. Fa strano parlare con un lupo. Sei un lupo? Sì, un lupo. C'è sempre la prima volta. E che anno sei? 2002. Tu che anno sei? Prova a indovinare. 2004. No. Di più o di meno? Di meno. 2005-2006? No. Oddio. 2007. Sì. Cosa mangi? Pasta al pomodoro. Bravissimo. E pizza. Bravissimo, i carboidrati fanno crescere. Bravissimo. Mi piace la tua maglietta, è intinta con le cuffie. Tutto rosso-nero. Tutto rosso. Tutto rosso-nero. Anche scarpe rosso-nero. Io sono azzurra e grigia-nera. Sì. Circa. Marrone. Un misto. Non lo so, vero, sono daltonico penso di essere, però. In realtà è grigio, quindi forse un pochino daltonico. Un pochino sono daltonico in realtà, però. Un pochino. Capelli. No, un furry. Ciao, oh no. Furry. Oh no. Sì. Ciao. Ciao. Come va? Tutto a posto. Oddio, come va? Sei una ragazza, pensavo fossi un maschio in verità. No, sono una femmina. Ho l'eyeliner. Bellissimo. Thanks. Dove bellissimo sei? L'effetto blu dietro, le luci, bellissime. Grazie. E nulla. Ti ho già chiesto come va, no, vero? Sì. Alzheimer. E niente. Ma una domanda, è tutto, sì. Tutto il corpo oppure hai solo zampe e testa? Ho zampe, testa e coda che è sul letto. Ok. Si mette con la cintura. Sì. Ok. Ma ci vedi bene, oppure... Ma... abbastanza, nel senso che questi sono fatti di rete, quindi io dall'interno vedo fuori, ma da fuori non si vede dentro. Ah, ho capito. Figo, ma ti è costato assai? Immaginavo. Esatto. Ci sono alcune persone in America che solo per il loro marchio, tra virgolette, le fanno pagare tipo $3,000 solo la testa. E tu? Alla fine? €1,000 per questi tre cosi qua. Ok. Un po' sei fuori di testa, cioè... Un po' però sì. Se c'avevi i soldi, cazzo te ne frega alla fine. Esatto. Cioè, non è che sono tipo ricchissima, però tipo messo da parte, poi boom! Costume da lupo. tu stai bene con questo corpo. Cioè, nel senso, in che senso? Non lo so, ma non ho detto di dirlo. In che senso? Cioè, non è che mi sento un lupo. Cioè, adori nel senso, indossare questo costume ogni volta? No, lo indosso solo se vado su Meagle o se magari faccio dei TikTok o quelle robe lì. Ah, ok, capito, Brando. Per intrattenimento sia mio che... Ok, sono curioso di sapere il tuo TikTok. Cosa?
Potresti rivelarci il tuo TikTok? Potresti ottenere dei follower gratis? Certo. Brando, te lo sto inviando. Ok. Quindi ti ha trovato. Nice. Quindi tu guardi anime? No. Nope, zero. Serie TV? No. Se Don Matteo conta, allora sì. Film? Particolare? Film tipo Disney, horror. Encanto, l'hai vista Encanto? Sì. So a memoria tutte le canzoni perché una volta, esatto. C'è la mia ragazza che ogni volta mi fa gli audio dove canta. Adoro. Quindi... Io l'ho visto una volta, ma so tutte le canzoni per colpa di TikTok. Giusto. Una volta l'ho visto. E le so tutte. Io l'ho visto dopo che già sapevo le mie canzoni a memoria. Anch'io! Io ne sapevo due a memoria ancora prima di averlo visto, quindi bellissimo. It was my wedding day. Cosa così. Sì! And there wasn't a cloud in the sky. Hai una bella voce comunque. Eh? Hai una bella voce. Oh, grazie. Prego. Dove sei? Lombardia. Lombardia? Fatti un po' si sente l'accento. Appena appena. Io sono dall'altra parte, Sicilia. Sicilia. Sì. Ma però, molto altra parte. Su estremi. Proprio, sì, esatto. E niente, è stato un piacere. È stato un piacere veramente. Ciao. Ciao, ciao. Come il Durex. Oh. Ciao. Ciao. Come va? Non va. Mi scopre il 2006. Non mi hai risposto alla domanda. Sta mia di Herbert, di me. Sì, non mi hai risposto a quali persone ti riferivi. Ai furri. Ma perché? Cioè, cos'è che pensi che facciano? Cose strane, non le conosco. Cioè, più che altro so che fate tipo dei riti strani. Non... No, aspetta, che riti strani, perché io non ne ho mai sentito parlare. Su serio? Tipo, senza offesa, parlo da completamente una persona come normi, no? Ok. Secondo me fate tipo delle robe strane, tipo vinculate con degli animali, robe varie. No, oddio santo, no. No. Ok, ma sai, rispondi alla mia domanda prima, lo sei? Io sono un furry, ma i furry non fanno quelle cose con gli animali. Quelli sono gli zoofili e okay. Il 99% del furry fandom li ripudia. Solo che purtroppo, come in tutti i fandom, ci sono le pecore nere e... sono quelle che vengono conosciute di più, purtroppo, perché fanno più scalpore, quindi sembra che dopo tutti siano così, ma io, cioè, odio veramente a morte gli zoofili, perché è un abuso, e tu stai, no, no, e poi che schifo, no, no, no. Ok, ma perché? Perché mi vesto così? Sì. Per divertimento. Ma insomma, nella vita reale lo fai? Cioè, nella vita allora, pubblica? Allora mi metto con il costume o su Omegle, o per fare magari dei video su TikTok o delle foto su Instagram. Ma nel senso, nella vita reale, quando vai tipo in giro per la città dove abiti, ti vesti così? Solo se ci sono delle fiere, cioè tipo la fiera del fumetto, che vado vestita così. Ok, ma nel senso, senza no? No. Anche perché è stancante camminare con questa cosa. Scusami un attimo, non ti voglio uscire il cazzo, non è la mia ambizione. Più che altro so che dà fastidio parlare con una persona vuota, cioè più che altro senza farsi vedere. E vorrei approfondire questo campo qui, due secondi. Certo. Probabilmente tu senti della musica sottofondo, vero? Più o meno, sì. Non sento molto bene con questa cosa, però... Sì, comunque c'è un po' di musica sottofondo, ma me la tengo perché sennò non riesco ad andare avanti. Una domanda seria. Perché? Se posso chiedere, veramente. Allora. Perché? Ci sono molte ragioni e io non posso parlare a nome di tutto il fandom. No, io parlo di te, cioè voglio sapere te, perché non... Allora, all'inizio mi sono creata questo personaggio solamente in modo, diciamo, digitale, quindi con dei disegni, disegnandolo. Mi sono creata una sorta di alter ego, circa, in cui tento di far vedere la parte migliore di me, la parte più estroversa. Poi ho ordinato il costume, perché io
fin da piccolo ho sempre adorato qualsiasi tipo di travestimento, tipo carnevale, sempre adorato carnevale, quelle robe lì. E ho visto che esistevano questi costumi che ti davano la possibilità di vestirti così anche andando alle fiere, andando in giro volendo. E poi anche perché col costume riesco a essere più sicura di me, perché l'aspetto fisico è sempre stato una mia grandissima insicurezza, ma proprio enorme. Ci sta, ci sta. Quindi col costume riesco ad essere una versione migliore di me. Ok. Hai risposto pienamente alla domanda, non pensavo arrivassi fino a questo punto. Sono contento. Ok, ma domanda... Cioè, adesso farò un po' di domande, se ti senti attaccata, schippami pure. No, ma vai, i tuoi genitori cosa ne pensano, se posso chiedere? Naturalmente. Allora, mio papà ha pure provato il costume, quindi gli piace. E mia mamma un po' più claustrofobica, quindi si sente tipo troppo coperta, non vuole provarlo, però è un cosplay come un altro. Cioè, io prima di fare questo cosplay facevo il cosplay di Elsa, tipo. Mm-hmm. E quindi per loro è una roba... divertimento, un passatempo, quindi normale. Ma quindi cioè, in pratica non è uno stile di vita? No, è un divertimento? No, sì, è un hobby. Nel senso, anche per gli altri, dico, se tu comunque sei della zona, conosci un po' di più questa pratica, non è uno stile di vita, è più un hobby, un divertimento che si fa quando... Sì, si fa ogni tanto, nel senso non è che ci svegliamo e diciamo vestiamoci subito da lupo. Prima cosa da fare è vestirsi da lupo. No. È solo un divertimento per staccare un pochino magari anche dalla realtà, così per svagarsi proprio. Sì. Ma se sono non è... è un po' cioè, un hobby. Pieno... Sì, è un hobby. Sì? 2 secondi. Sì? Arrivo? È successo? No? Ah no, aspetta, sì! Bomba! Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento sexy. Era pura la zampa. Un movimiento muy sexy. Sexy. Yo quise bien azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para mediar esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así. Así. Perla, non fare la fortuna, mi raccomando. Ok. Finita la discoteca. Non si sa mai nella vita. Onesto. Io sto morendo tipo dal caldo, quindi... ti saluto, buona giornata, è stato un piacere. Raro. Vai, ciao. Ciao, ciao. Eccoci arrivati alla fine di questo episodio. Se il video vi è piaciuto, non dimenticatevi di mettere mi piace, iscrivervi e lasciare un commento. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao.